Dopo oltre 3 anni dal crollo del palazzo di Torre di Gaf, che costò la vita all'operaio rumeno Mircea Spiridon, è iniziato ieri in tribunale il processo sulla vicenda. Al banco degli imputati Antonino Di Vincenzo, titolare dell'impresa che stava eseguendo la ristrutturazione dell'edificio crollato, e Vincenzo Marchese Ragona, direttore dei lavori. Le accuse sono di omicidio colposo e disastro colposo. Primo giorno di processo durato poco, durante il quale il giudice monocratico Walter Carlisi ha dichiarato la sua incompatibilità a giudicare i due imputati, in quanto aveva già emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Antonino Di Vincenzo. Per tale ragione l'udienza è stata rinviata al 23 novembre, tempo necessario per affidare il processo a un altro giudice. Sempre ieri, quasi in 30, si sono costituiti parte civile, tra loro la moglie, i figli, i fratelli e la madre di Mircea Spiridon e molti dei titolari degli appartamenti che costituivano il palazzo crollato. La vicenda di Torre di Gaffe, come si ricorda, tenne tutti con il fiato sospeso nell'Italia intera. Dopo oltre 2 giorni dal crollo, infatti, l'operaio 31enne rumeno venne trovato sotto le macerie ancora in vita, ma servirono molte ore di lavoro dei soccorritori per estrarre il suo corpo. Fu anche necessaria l'amputazione di entrambe le gambe. L'operaio però morì subito dopo l'arrivo all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.